Eccoci di nuovo qui collegati col Palagasteiner per il secondo tempo della semifinale, 16-16, un primo tempo bello, vibrante, emozionante, con capovolgimenti di fronte. Era partito meglio il Conversano, avanti 4-1, grande ripresa, ritorno del Bolzano che ha condotto fino al 9-8, ha avuto due volte la palla per andare al più 2, poi si era ripresentato avanti il Conversano e il pareggio a finale di Sonnerer. Un primo tempo veramente molto spettacolare, 16-16, con entrambi i portieri con 9 parate, quindi ritmi molto elevati. Inizia il secondo tempo, prima palla del Bolzano, lancio lungo verso Sonnerer, vediamo ancora Gaeta, palo di Gaeta, ancora Mbaye, Mbaye fa l'invasione. Invasione. Comincia a sentirsi anche l'assenza di Lucas Walder, non sappiamo se è infortunato o se è scelta tecnica. Anche perché lo davano per recuperato, effettivamente spostando da Piran pivot, la soluzione naturale era quella del capitano sull'ala. Magari a fine partita Sandro Fusina saprà darci delle spiegazioni. Vediamo Stabellini, adesso il Conversano, Dedovic ancora, pallonetto, tiro dai 7 metri. Ancora un 7 metri per il Conversano. L'ultimo 7 metri l'aveva parato Mate Volarevic e adesso Dedovic. Si presenta Stabellini. Vediamo Stabellini contro Mate Volarevic. Stabellini non perdona. Vediamo Gaeta, Sonnerer, Turković e Sandro Fusina inizia il secondo tempo con 7 giocatori di movimento. E adesso ha messo Moretti all'ala. Verso Sonnerer. Prova a giocarsela così Sandro Fusina con l'uomo in più. Palla persa da Piran. Attenzione, la porta è libera. E c'è il gol. E c'è il gol. Più 2. E questo è un grosso rischio che si prende Sandro Fusina. 16-18. E ci ripensa subito Fusina. Accantona subito l'esperimento dopo una sola azione. E adesso rimette Mate Volarevic tra i pali. Gioca col doppio pivot. Ancora Monciardini. Bolzano in difficoltà, ha iniziato questo secondo tempo. Ma molto strana la scelta di Sandro Fusina, prima di togliere Mate Volarevic per inserire un giocatore di movimento in più e dopo solo un'azione torna sui suoi passi e rinizia e gioca 6 contro 6. Vediamo Stabellini e in difesa, cambio di difesa col 5-1 con Dapiran davanti. Andiamo ancora a Stabellini, verso ancora Giannoccaro, gol di Giannoccaro, 16-19. E l'asse Stabellini-Giannoccaro sta mettendo in crisi la difesa del Bolzano. Gran gol di Dejan Turković che accorcia 16-19, 17-19. Vediamo ancora Stabellini. Stabellini veramente in grandissima forma, oltre ai gol ha pescato più volte Giannoccaro sulla linea. Ottima partita per lui. Sperti, Stabellini, Iballi, Dedovic. Iballi che è rientrato praticamente alla partita col Fasano. Passivo chiamato, vediamo Sperti. Uno contro uno. E Mate Volarevic si mette una pezza. Aveva saltato praticamente Andy Stricker, ancora Turković, è stato bloccato, fischiato un fallo, ancora il cambio, esce Stricker, rientra Moretti e quindi ancora da Piranha pivot e Moretti all'ala. Vediamo ancora Sporcic, Turković. Difende bene il Conversano in questa fase. Assolutamente sì.
Vediamo ancora Gaeta, Sporcic, Turković, il Bolzano prova, vediamo ancora Mario Sporcic, ancora verso Gaeta, verso Turković, subisce fallo, vediamo adesso ancora da Piran verso Gaeta, adesso Turković, adesso attacco molto confuso del Bolzano, si alza il passivo, scarica Moretti, Moretti ancora verso Turković, c'è il passivo chiamato e gol di Mario Sporcic con un sottomano. E ancora una volta il talento di Mario Sporcic sopperisce all'assenza di gioco del Bolzano. Sperti. I balli per Sperti. Adesso contropiede del Bolzano, vediamo Mario Sporcic in profondità verso Sonnerer che pareggia. 19-19 è il quinto minuto. Parziale di 3-0 per il Conversano, replicato da un 3-0 per il Bolzano. Ma ancora una volta un errore gratuito di Adrian Iballi, che adesso si accomoda in panchina. Vediamo Tarafino che gli sparla. Si vede che Adrian non è ancora ai suoi livelli. Dedovic. Grande reazione del Bolzano in questa fase. Ancora Mario Sperti. E ancora un gran gol di Sperti. Ritorna avanti il Conversano. 20-19, Gaeta ancora, subisce il fallo di Stabellini. E quando Gaeta parte così è veramente imprendibile. Gaeta classe 1982, è uno dei giocatori più talentuosi in Italia. Assolutamente sì. Vediamo ancora Gaeta, il Bolzano si affida alla vecchia guardia. Mario Sporcic. E ancora una volta Mario Sporcic. 20 pari. Era veramente da anni, posso dire, che non vedevo Mario Sporcic giocare così. Nel momento di maggior bisogno si sta caricando il Bolzano sulle spalle. Mario Sporcic, se sta bene, poi non è neanche, diciamo, la carta d'identità, segna 1985, 33 anni. No, assolutamente. Ancora tanto da dare. Ancora tanto da dare. Ma se nell'ultimo periodo sembrava avviato verso il declino, oggi sta smentendo tutti i suoi critici. E ancora una volta giocatore libero sui 6 metri. Ed è Pivetta. La difesa del Bolzano balla. Gaeta, ancora Gaeta verso Sporcic. Si è riposizionata la difesa del Conversano. Ricordiamo 20 Bolzano, 21 Conversano, 7-26 nel corso del secondo tempo. Adesso è Turković, Sporcic, inedita il ruolo di Moretti schierato all'ala. Non abbiamo ancora visto del Bolzano Riccardi, che nell'ultima partita aveva fatto molto bene. Fischiato un fallo e 2 minuti a Lupo dovrebbe essere. E attenzione perché è il secondo, due minuti. Lupo. E lui è molto molto importante per la difesa del Conversano. Fischiato 2 minuti, vediamo il Bolzano. Si dicevi giustamente, non si è visto Riccardi in campo. Vediamo Sporcic. Chiama lo schema Sporcic. Moretti. Moretti all'attivo, un gol in questa partita. Ancora Mario Sporcic verso Turković, verso Gaeta, verso fischiato un tiro dai 7 metri, c'era una difesa in aria prolungata, diciamo 7 metri netto, poteva forse lasciarlo andare, dare il gol, ma effettivamente era attirato da dentro l'aria, giusto 7 metri. Vediamo Turković contro Munciardini, importantissimo, e segna Dejan Turković, 21-21. Partita rimane molto bella e molto equilibrata. Ancora equilibrio tra le due squadre. E se da una parte la difesa del Bolzano balla, in attacco il talento del Bolzano sta mantenendo il risultato sulla parità. Vediamo Pivetta verso Sperti, Stabellini, Iballi, vediamo ancora Dedovi, fischiato. Oh! Potevano anche lasciar correre, secondo me.
è partito il fischio prima del tiro, sì. Dal momento che è fischiato, giusto a fermare il gioco. Vediamo Pivetta, passivo chiamato ad Edovic, Iballi. Ed eccolo qua, questo è l'Iballi che tutti conosciamo. È un po' calato Volarevic in questa fase. Assolutamente sì. Era partito molto bene il primo tempo con 5 parate nei primi 10 minuti. Fischiato uno sfondamento che anche questo francamente non mi sembrava uno sfondamento a Mario Sport. No, l'arbitro sta segnalando passi, ha segnalato. A dire la verità mi ha colto impreparato, non so giudicartelo se era passi o no. 21-22 con Versano avanti. Ha scontato i 2 minuti di lupo senza subire gol con un parziale di 1-0. Gestita male dal Bolzano. Vediamo ancora Iballi verso Sperti, verso Dedovic, passivo chiamato. Vediamo adesso Giannoccaro, parata di Mate Volarevic e Gaeta riesce a recuperare. È stato fermato il gioco mentre il Bolzano stava rilanciando il contropiede, è rimasto per terra. Vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere Giannoccaro. Nel tentativo di recuperare la palla è caduto male, però si è rialzato, sembra tutto in ordine. Sentiamo addirittura Hans Dalvai entra in campo, il presidente del Bolzano Hans Dalvai, che va a chiedere. E Mate Volarevic che cerca di calmarlo. È stato chiamato, è stato fermato il gioco quando il Bolzano poteva rilanciare il contropiede. Ci sono animi agitati, del resto la posta in palio è molto molto alta. E adesso vediamo il presidente del Coversano. Fase confusa, gli arbitri stanno perdendo il filo della partita. L'amico Stefan Per mi ricordava prima che esattamente 4 anni fa è stata l'ultima volta che un Bolzano ha perso una semifinale contro il Pressano. Allora era il 1° maggio di 4 anni fa. Corsi e ricorsi storici. Intanto il gioco riprende. Sono 22-21 per il Conversano, 10-36. E Umberto Giannoccaro, ricordiamo, per i prossimi 3 attacchi non potrà entrare in campo. Si scalda anche la tifoseria del Bolzano, sentiamo che incita a gran voce il Bolzano ancora con Mario Sporcic, da Piran che esce verso Gaeta, Gaeta ancora che gira verso Sonnerer e gran gol di Martin Sonnerer che esalta la torcida per il pareggio. E adesso è Conversano che si ripropone con Dedovic. Dedovic verso Stabellini. E adesso vediamo che sarà Lupo. Rientra Lupo. Andare a giocare come pivot per questa assenza forzata di Giannoccaro. Vediamo qua i balli. Stabellini. Dedovic, Iballi, certo che comunque è stato un bel rinforzo in questi playoff Iballi, eh. Vediamo Stabellini. Oh! Fischiato un 2 minuti. Fallo ai danni di Martin Sonnerer. Questo è un fallo abbastanza brutto da parte di Martin Sonnerer. Strano perché è stata una spinta. Martin Sonnerer, che non è un giocatore normalmente falloso, è andato subito a scusarsi con Riccardo Stabellini. Riccardo Stabellini era in volo e quindi non aveva il controllo del corpo. Un fallo così è giusto sanzionarlo. Però con ne i vedi 2 minuti. Tanti, purtroppo ne vedi tanti di queste spinte laterali e spesso e più delle volte non vengono sanzionate con i 2 minuti. E questi sono falli sempre da punire con 2 minuti. E in certi casi ci può anche stare cartellino rosso per falli del genere. Vediamo, rimane a terra Stabellini, speriamo non sia nulla di grave, anche perché insieme a Mario Sporci c'era nettamente il migliore in campo. Si sta già rialzando Stabellini.
Il colpo è stato duro. Ricordiamo Stabellini, reduce da due stagioni a Pressano, arrivato quest'anno a Conversano e ha disputato, è l'uomo in più, è l'uomo che ha fatto la differenza nella stagione del Conversano. E purtroppo non ce la fa, sta andando verso la panchina. Adesso entra Zeljko Bearević. Zeljko Bearević, un giocatore di grandissima esperienza. La carta d'identità non è più di un giovincello, ma d'altra parte è un giocatore che ne ha viste di tutti i colori. Dedovic. E c'è il gol di Lupo. Anche qua la difesa del Bolzano si è fatta cogliere impreparata. Il problema del Bolzano rimane la difesa. Quanto avrebbe fatto comodo un Lucas Waldner alle posizioni di ala. Adesso rientra Michael Gufla. Ovviamente il Bolzano gioca senza Gaeta, e un gol alla Gaeta. Un gol alla Gaeta. Vediamo adesso 23-23 a 12 minuti e 37 secondi nel corso del secondo tempo. Perfetto equilibrio in campo tra Bolzano e Conversano. Vediamo qui all'ala Pivetta bloccato da Michael Gufler. Bloccato energicamente da Michael Gufler. Attenzione! Vediamo brutta reazione di Pivetta. Vediamo gli arbitri. La partita si sta incattivendo. Adesso anche stretta perché, di mano. Anche perché francamente non ci stava una reazione così, era un fallo normale, non era un fallo cattivo. Ma dovrebbe essersi già chiariti. Vediamo qui i balli, Dedovic, Bolzano difende, la palla perde palla, Dedovic. Adesso il Bolzano in questa frangente ha difeso bene. Sì. Ma è già la seconda volta che in superiorità numerica il Conversano non attacca così bene. Vediamo adesso. Ancora 10 secondi, poi il Bolzano sarà di nuovo al completo. È rientrato Moretti, è uscito Volarevic. Vediamo adesso. Rientra Volarevic. Quindi ancora Gaeta. E c'è un 7 metri fischiato e 2 minuti a Pivetta. 7 metri fischiato. 7 metri giusto e 2 minuti che ci possono stare. E ancora Dejan Turković che andrà. Pivetta mima il gesto del tuffo. Adesso la partita sta prendendo una. Pivetta ancora si lamenta col tavolo dicendo che da Piran si è tuffato. Vediamo adesso Dejan Turković contro Lupo. Vediamo Dejan Turković contro Lupo. Vediamo Lupo che si muove e c'è il gol di Dejan Turković. Il Bolzano torna avanti 24-23, 13-57 nel corso del secondo tempo. E Dejan Turković si dimostra glaciale in queste situazioni. Vediamo ancora i balli. Adesso il Conversano che gioca senza il portiere. Deve scontare l'inferiorità numerica. 2 minuti fischiati a Moretti. Questi sono eccessivi, esperti. Gli arbitri stanno perdendo il filo della partita. Adesso questi veramente sono eccessivi. A palla lontana, esperti si è lanciato in aria. Probabilmente ha subito una spinta, però normalmente questi sono 2 minuti che non si vedono dare. Non vorrei, torno a ripetermi, che ci sia il fallo di compensazione. È una bella partita, speriamo che continui ad esserlo. Nel frattempo Stabellini è rientrato in campo. E questa è una bella notizia per lo spettacolo. Mentre Giannoccaro non si è più rivisto. Stabellini ancora. Stabellini verso Sperti. Fa un pallonetto Sperti che termina sulla faccia della traversa. E il Bolzano si ripropone con Mario Sporcic che va via. Mario Sporcic segna e 2 minuti a Carlo Sperti.
Bolzano avanti 25-23. Sono passati 14-55. E un Mario Sporcic così veramente incontenibile. Subisce il fallo, continua l'azione, segna e si porta a casa anche i due minuti. Vediamo da Piran che chiama i tifosi. Il Bolzano ha bisogno dei tifosi. E vediamo anche Anne Signerebner in panchina che si scalda. Stabellini ha male alla schiena, lo vediamo in campo. Rita che Giannocaro con una fasciatura sulla spalla. Vediamo i balli, Lupo, Stabellini, ancora Bolzano in 5 in questa fase e il Conversano in 4. Rientra Monciardini. Qui dovrebbero fischiato. Adesso vediamo. Fase molto confusa del match. Qui ci sarebbe anche il passivo. Ecco, chiamato infatti i balli. Dedovic. Ancora passivo. Dedovic va a cercare il fallo da. Nel frattempo è rientrato Pivetta. Vediamo ancora Pivetta. Volarevic riesce a bloccare. Azione molto confusa, il Bolzano adesso si ripropone, grande contropiede, ancora va via, ancora da Piran, qui però potevano fischiare il fallo su Sonnerer, evidentemente bloccato. Che si vola. Partita molto concitata. Time qui out. C'è il time out. Forse è la cosa migliore. L'ha fatta Tarafino che vuole parlarci su. C'è stato un fallo su Sonner, era evidente, non fischiato. Il gioco è proseguito. Gaeta ha subito fallo, ha tirato, la palla poi è rimasta, l'ha persa da Piran. Veramente molto confusa questa molto, fase. Molto molto confusa. Torno a ripetere, la scelta migliore l'ha fatta Tarafino. Un po' di pausa può far bene alle due squadre e anche alla coppia arbitrale. In questo momento l'apporto dei due portieri non è come nel primo tempo, nel secondo portiere le parate si contano, sono veramente pochissime le parate. Comunque il Bolzano aveva iniziato il secondo tempo con un parziale di 0-3, era andato sotto 16-19, a questo punto l'ha rimessa in piedi, la partita sta conducendo per 25-23. La strada è ancora lunga, se l'avevamo detto, non finirà qua la semifinale. Assolutamente non finirà qua. Ma adesso godiamoci gli ultimi 14 minuti del match. Vediamo qui squadre. Bolzano al completo, il Conversano mancano 15 secondi e rientrerà al completo. Vediamo Giannoccaro, Pivetta. Serie di combinazioni. I balli. Molto confusa questa seconda. Molto confusa. Banche. È rientrato Mario ancora Sperti. Passivo. Adesso il Bolzano ha iniziato a difendere in questa fase. Bolzano ha iniziato a difendere. Stabellini e parata di Mate Volarevic. Grande parata di Mate Volarevic che chiama i suoi tifosi. Vediamo Gaeta, Sporcic, sentiamo il tifo bolzanino che incita Bozen. E adesso Tarafino non rischia più Lupo in difesa, al suo posto al centro della difesa Giannoccaro. Vediamo Gaeta, Turković verso Gaeta verso Mario Sporcic e fuori. Era stata una bella conclusione. Comunque un'azione ben costruita, anche se poi il tiro è stato sbagliato. I balli. E parata ancora di Mate Volarevic. Mate Volarevic dice di no. È la 13ª parata di Mate Volarevic. Monciardini è fermo.
contro le 11 di Monciardini. Quindi i due gol vengono di differenza, vengono da lì. 18 e 20 nel corso del secondo tempo, quindi 12 minuti, 11 e 30 al termine, 25-23 per il Bolzano. Il Conversano adesso in possesso di palla ancora con Stabellini. E c'è un gran gol di Giannoccaro. Bellissimo gol di Giannoccaro, ma ancora una volta troppo solo sulla linea dei 6 metri. E ruba palla Dedovic, erroraccio di Gaeta. E questo era un brutto errore di Gaeta. E subito Sandro Fusina fa la cosa giusta, chiama i suoi. Il Bolzano in 20 secondi ha dilapidato, aveva la palla del più 3 con uno Sporcic. Ma vediamo, Sandro Fusina veramente arrabbiato, anche perché sono due errori veramente gratuiti. Prima la dimenticanza di Umberto Giannoccaro sulla linea dei 6 metri e poi una palla persa banale di Gaeta hanno permesso al Conversano di riagguantare la partita. Ricordiamo che vediamo che il tabellone segna 25-24, dovrebbero essere 25 pari. Anche il pubblico sta dicendo qualcosa. Vediamo i tifosi del Conversano imbufaliti, ma penso che adesso verrà subito corretto. Il Bolzano era avanti 25-23, ha avuto la possibilità di andare a più 3, che sarebbe stato il massimo vantaggio di questa partita, poi c'è stato l'errore. Ecco che è stato corretto il risultato, 25-25, confermato. C'è stato il tiro fuori di Mario Sporcic su quella bella azione e poi in 20 secondi ha subito due gol. Ma la pallamano è così, in un minuto si può recuperare comodamente anche tre gol, quindi tutto da rifare. Vediamo. Bolzano avanti, Turković, Sporcic, Moretti, Gaeta, Sporcic. E c'è la parata di Monciardini. Bellissimo. Su Moretti. Attenzione da Piran. Due errori. Aveva fatto una cosa bellissima Gianluca da Piran, rubando palla. Chiede scusa a Monciardini per l'errore, ma poi ha graziato tutti Gianluca da Piran colpendo la traversa. Certo, Moretti non gliene va bene una, anche aveva avuto una palla dai 6 metri e Monciardini l'aveva ipnotizzato. Moretti è l'ombra di se stesso. Vediamo Stabellini verso i balli verso Pivetta tutto solo all'ala e torna avanti il Conversano. Vediamo Gaeta ancora una volta troppo solo Pivetta al tiro. Lasciato solo. Quanto manca Iner Ebner in questa difesa del Bolzano anche. Continueremo a ripeterci fino alla noia, ma l'assenza di Hannes Iner Ebner si sente. La difesa del Bolzano oggi è veramente ballerina. Tanto si asciuga il parquet. Questo è un campo dove se è bagnato può essere veramente pericoloso. Diciamo che il pavimento della Palagasteiner non è molto amato dai giocatori di pallamano. Diciamo che non è un pavimento per una semifinale scudetto. Dejan Turković, Gaeta, uno contro uno. Adesso Conversano ha ripreso a difendere come difendeva all'inizio. Sì, con Zeko Bearevic al posto di Lupo al centro della difesa. Ancora Moretti e Moretti questa volta non falla. Ma ancora una volta un grandissimo assist di Mario Sporcic. Stabellini i balli, rientra Giannoccaro, vuole costruire con calma l'attacco il Conversano, chiama lo schema, i balli, Stabellini verso i balli, Dedovic,
grande azione difensiva di Turković che l'ha proprio letteralmente bloccato. Ma Turković, a differenza a dispetto della sua altezza, è un insospettabile ottimo difensore. Sentiamo, vediamo ancora i balli, Tabellini. Grande parata di Mate Volarevic. Ma la palla che rimane in possesso del Coversano. Ancora Giannoccaro, i balli, Sabellini. Nel frattempo mancano 8 minuti al termine della partita, 26 pari, perfetto equilibrio ancora Dedovic. E queste palle scottano, Luca, adesso. Adesso sì, i giocatori iniziano ad essere stanchi. Chiamato il passivo. Ed è passivo, vediamo. Attenzione Dedovic, che gol, mamma mia. Questo è un gol di Dedovic sul passivo chiamato. E adesso torna avanti, 26-27. Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Turković, Sporcic, subisce fallo. Tiro dai 7 metri. Ma ancora una volta è Mario Sporcic che si carica la squadra sulle spalle. 22-40, quindi mancano ormai 7 minuti, 7 minuti e 15. È fischiato... Hanno fermato il tempo gli arbitri. Vediamo Dejan Turković contro Lupo. Rimane sulla linea Lupo. E questa volta. E questa volta ce la fa. È rimasto sulla linea Lupo. E è riuscito a parare col piede sinistro la conclusione di Dejan Turković. Adesso inizia, per il Bolzano inizia a farsi dura. Sotto di un gol da recuperare a 7 minuti dal termine. Palla in mano a Coversano. A questo punto per il Bolzano va bene portare a casa la partita e non pensare ai gol di scarto. Tabellini. Ha accentuato un po' il contatto Tabellini. Ci ha provato come fanno i calciatori. Normalmente queste si vedono nei campi da calcio queste cose. Ancora Dedovic. Fischiato. Ma ancora una volta troppo solo Giannoccaro sui 6 metri. Adesso vediamo Tabellini. Vediamo se Volarevic riesce a imitare il suo collega Lupo che un minuto fa ha parato 7 metri a Turković. E l'ha parato. Attenzione, l'ha preso. L'ha preso in faccia. Chiedono rosso i giocatori, ma non credo. Non c'era assolutamente volontarietà da parte di Tabellini. Normalmente il regolamento parla chiaro se su tiro da 7 metri. Però non mi sembra che qui ci siano gli estremi per un cartellino rosso. Dolorosissimo, sì. Vediamo la coppia arbitrale che si sta parlando. Vediamo presidente Dalvai oggi. Addirittura sono i giocatori che lo vanno a calmare. Intanto Volarevic si è rialzato, speriamo non sia niente di grave. La presa. Vediamo cosa succede. Nulla. Nulla. Parata, la palla riprende. Tutto sommato penso che sia giusto così. Tabellini penso volesse fare gol. Mate Volarevic col suo grande corpo ci ha messo anche la faccia. E questa è una parata che vale doppio. Vediamo però i tifosi del Bolzano, anche lo stesso Sandro Fusina inferocito. Mate Volarevic comunque riceve gli applausi dei suoi compagni. Mancano 6 minuti, il Bolzano ha un gol da recuperare. Gaeta, Turković, ancora Turković contro Sporcic, Turković, vediamo ancora Turković, Gaeta, Mario Sporcic. E c'è il fallo. Qui c'è giusto. Il fallo giusto. Vediamo ancora Mario Sporcic, Turković. Sporcic ancora,
subisce fallo, una spinta laterale. E anche qui questo è un fallo. Potevano starci due minuti. Mancano 5 minuti. Si vuole parlare su Sandro Fusino. 5 minuti e 0-7 al termine, con Versano avanti di 1. Luca, cosa deve fare il Bolzano per ribaltare la partita secondo te? In primis registrare la difesa, ma è dall'inizio della partita che ci ripetiamo. Devono impedire la combinazione sull'asse Stabellini-Giannoccaro e poi in attacco trovare gol con facilità. Anche contropiede il Bolzano l'ha spinto veramente poco, ma anche lì parte tutto dalla difesa. Mentre il Coversano in questo momento avrà tutto l'interesse di addormentare la partita. Ovviamente essere avanti di uno a Bolzano 5 minuti dalla fine, il Coversano il suo l'ha fatto, insomma, era il Bolzano che ci si aspettava una partita forse più aggressiva. Ma ci si aspettava una partita combattuta. Adesso vediamo anche gettato nella mischia Kammerer, forse lui come pivot in attacco, Kammerer avrebbe meritato più spazio nel corso della partita. Forse sì, anche perché abbiamo visto giocare gran parte della partita da Piran pivot. E adesso vediamo Dejan Turković all'ala e Moretti centrale. E giocano senza Mate Volarevic. E con l'uomo in più di movimento. Molto rischioso. Rischia tutto Sandro Fusina. 5 minuti esatti, 27-26 per il Coversano. Il Bolzano che attacca, Mario Sporcic verso Moretti, Moretti verso Gaeta, Gaeta subisce il fallo, c'è il passivo chiamato, Mario Sporcic, vediamo, entra Mario Sporcic, pallonetto e gran gol di Mario Sporcic. E questo ancora una volta è un gran gol di Mario Sporcic. Tabellini. Ma dormita della difesa. Infatti vediamo Tarafino che allarga le braccia, è disperato, mima il gesto del difensore. Mancano 4 minuti e 15, vediamo ancora Dedovic, Stabellini, i balli e c'è il gol anche. E questo, attenzione qua, Sperti. 2 minuti a Carlo Sperti. Ha fatto un fallo di reazione. Sì. Ha scalciato Mario Sporcic da terra. Comunque il Coversano è riuscito a segnare, in questo caso in maniera molto fortunosa. Rocombolesca. Dopo una serie di rimpalli, la palla quasi per caso se l'è trovata in mano Giannoccaro, che l'ha messa alle spalle di Volarevic. 4 minuti al termine, 28-27. Adesso doppia superiorità numerica, 7 contro 5. Anzi no, 6. È tornato in campo Mate Volarevic. Vediamo ancora Sporcic, Gaeta, Turković verso Gaeta, Gaeta verso Sporcic. Vediamo Sporcic all'ala verso Dapiran. E gol di Dapiran. Il Bolzano pareggia, 28-28. 3 minuti e 30 al termine della partita. La tocca solo Monciardini, ma la palla finisce in gol. E adesso il Coversano che ovviamente rallenta il gioco. 1 minuto e 20 di inferiorità numerica. È il Bolzano che deve accelerare. Vediamo. Esce aggressivo da Piran. Incroci quasi a centrocampo per il Coversano. Poi Stabellini trova un fallo. Volarevic striglia la sua difesa. Vediamo. Qui sono, il Coversano sta ovviamente perdendo tempo, chiamano passivo gli arbitri. Vediamo i passaggi, vediamo Dedovic, Stabellini, tenta il tiro, parata. E adesso il Bolzano che si ripropone con Moretti. Moretti ancora verso Turković, Turković verso Gaeta. Gaeta ancora, Gaeta uno contro uno, gran gol di Gaeta e il Bolzano ribalta il risultato, torna avanti 29-28, 2 minuti e 30 dal termine. E questo Gaeta è eccezionale, a fermare il gioco e poi cambio di ritmo eccezionale e gran gol, questo è un gol che solo Felipe Gaeta sa fare. 27-42, 2 minuti e 15, al termine della partita il Bolzano torna avanti. Ancora 10 secondi in inferiorità numerica per il Coversano. Vediamo ancora Stabellini. Stabellini che dà verso i balli, Stabellini ancora che braccato, i balli,
I balli ancora, la difesa del Bolzano aggressiva verso Pivetta. Pivetta. Attenzione, qui. Pivetta perde palla e poi nel recuperarla da Piran pesta la linea, quindi la palla rimane in possesso del Coversano. Qui aveva Pivetta. Pivetta si arrabbia perché dice di aver subito un fallo. La palla rimbalzava nell'aria e da Piran nel tentativo di riprenderla penso abbia pestato la linea, così ha mimato l'arbitro. Alcune decisioni oggi che francamente facciamo fatica a comprenderle. Comunque ricordiamo 29-28, mancano 2 minuti al termine della partita, una partita, Luca, i tuoi migliori secondo te da una e dall'altra? Assolutamente, Volarevic e Sporcic per il Bolzano, mentre Stabellini e Giannoccaro per il Coversano. I balli l'hai visto in crescita rispetto alla partita col Fasano? I balli ancora della ruggine addosso, non è ancora i balli che tutti conosciamo, non ha quel 100% di cattiveria nel fare le cose, lo dimostrano anche le palle perse, ma lo aspettiamo tutti perché è un patrimonio della pallamano italiana. 28-14, quindi manca 1 minuto e 46 secondi al termine della partita, il Bolzano avanti di 1, quanto sarebbe importante per il Bolzano andare a Conversano anche con una sola rete di vantaggio? Psicologicamente vincere la partita sarebbe importantissimo, ma con queste due squadre penso che uno o due gol non facciano niente differenza. Oramai è certo che la finale se la si giocheranno a Conversano. Del resto il Bolzano in Coppa Italia ha già visto, dimostrato di poter andare anche a vincere a Conversano. Vediamo Stabellini che tira e c'è la parata di Volarevic. Vediamo che esalta il pubblico Matte Volarevic. Dopo una pausa a metà del secondo tempo è tornato a parare. Vediamo Mario Sporcic. Ma questo è un tiro abbastanza centrale di Stabellini, forse sente anche lui la stanchezza. Adesso entra Kammerer. Gioca senza portiere. A 1 minuto e 15. È molto rischioso sta tattica, Luca. Vuole provare a vincerla. E vuole provare a vincerla con più gol di scarto. Chiamato il passivo. Chiamato il passivo subito al primo attacco del Bolzano. Col passivo rientra Matte Volarevic, esce Kammerer. Entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Parata. Monciardini con l'aiuto del muro. 50 secondi, Bolzano avanti di 1. Coversano per il pareggio. Vediamo il Bolzano che si difende, vediamo. Addirittura Stefano Podini che si finge l'allenatore, indica di compattare la difesa Stabellini. Verso il centro. Ancora i balli. I balli ancora verso Dedovic che entra e segna. E segna sopra la testa e questo è un gol importantissimo. 20 secondi al termine, il Bolzano la palla per l'ultimo attacco, 29-29. Toglie il portiere ancora una volta Sandro Fusina. Gli arbitri fischiano, abbiamo 11 secondi da giocare. Rientra a volare. Ci ripensa Fusina. Del resto... No. Vediamo ancora 11 secondi. Mario Sporcic la partita. Ancora Turković. Sporcic. Vediamo 5 secondi verso Gaeta, perde palla. Il Bolzano un secondo. Ultimo secondo tiro. E finisce qui. 29-29, la prima semifinale scudetto. Partita tirata in equilibrio, partita praticamente tirata, combattuta e il risultato forse anche giusto. Un po' di delusione, vediamo di scoramento da parte dei tifosi del Bolzano che a un certo punto, Luca, avevano anche la palla per andare a più due a un minuto dalla fine, l'hanno persa e alla fine si sono fatti raggiungere con quei gol di Dedovic. Assolutamente sì, c'è sconforto tra i tifosi del Bolzano mentre stanno festeggiando come avessero vinto i tifosi del Coversano. Si sentono solo i tifosi del Coversano in questo momento. Comunque 29-29 che lascia tutto aperto in vista del ritorno che si giocherà in terra pugliese. Il Bolzano ha dimostrato comunque di poter anche andare a vincere in Puglia. Assolutamente sì, questo risultato lascia tutto aperto e il Bolzano ha le carte, ha la capacità, ha il talento per andare a vincere anche a Coversano. Quindi ecco, una partita che rimane assolutamente aperta, è stato solo il primo tempo. Ecco, andiamo magari a sentire il parere di qualche protagonista e poi torniamo a chiudere.
Mario Sporci 29-29, si è appena conclusa la prima semifinale, avevate la palla anche per poter andare più due a un minuto dalla fine, vi hanno raggiunto, partita sempre in equilibrio, che semifinale è stata? Una bella partita per pubblico, diciamo, tanti gol come sempre contro Conversano, non riusciamo a sistemare la difesa, subiamo sempre troppi gol contro di loro, oggi primo tempo abbiamo subito 16 gol, secondo tempo è andato un po' meglio in difesa, però non tanto. Noi abbiamo imparato in questi 8 anni che le cose che si vincono, tutti i titoli, non si vincono giocando bello. Per partite si vincono giocando qualche volta brutto per un traguardo, per portare un scudetto a casa. Noi oggi abbiamo giocato molto, una pallamano bella, però il risultato alla fine è pareggio, che per noi, diciamo, non è che va bene, perché in casa dovevamo vincerla. Però andiamo giù, ce la mettiamo tutta e io penso che Bolzano è una squadra che può vincere da qualsiasi parte. A questo punto, per il passaggio del turno, sbilanciamoci 50-50? Cioè il Bolzano può andare lì, l'ha dimostrato anche Coppa Italia, che voi tra adesso avete vinto anche lì. Sì, diciamo 49-51, perché loro giocano in casa, un piccolo vantaggio hanno loro, come che noi oggi avevamo vantaggio, questo 1% giocando in casa. Però sono partite, anche se 99 uno, c'è possibilità, c'è sempre. Andiamo a Conversano per passare turno e andiamo a portare ancora uno scudetto a casa. Riccardo Stabellini, 29-29, prima semifinale, una partita equilibrata, tirata, partiti meglio voi sul 4-1, poi il Bolzano era riuscito a passare avanti a loro volta, secondo tempo parziale 3-0 per voi, poi alla fine il Bolzano ha avuto anche la palla per più due, un minuto dalla fine, ma voi l'avete riacciuffata con quel gol di Dedovic. Sì, è stata secondo me una bellissima partita, in Italia se ne vedono poche con questo ritmo, con tutte queste seconde fasi, con questo gioco veloce, secondo me è stata piacevole da vedere, piacevole da giocare, combattuta, fisica. Secondo me l'abbiamo un po' buttata via nel secondo tempo perché abbiamo sbagliato tanti tiri e secondo me abbiamo difeso male in transizione. Loro a difesa schierata hanno fatto davvero tanta fatica, ci hanno fatto veramente tantissimi gol in seconda fase e lavoreremo su questo per la semifinale di ritorno, perché secondo me senza quei gol avremmo vinto. Discorso semifinale di ritorno, abbiamo fatto la stessa domanda a Mario Sporcic, è ancora tutto aperto, no? Beh, ma noi sapevamo che, insomma, giocare la prima in casa, la seconda in trasferta o il contrario sarebbe stato fondamentalmente uguale. Anzi, venire a Bolzano 2 giorni dopo aver giocato contro Fasano per il primo posto sicuramente non ci ha avvantaggiato. Ora noi prepariamo bene questa semifinale di ritorno, che è tutto apertissimo, e cercheremo di arrivare in finale. Ultima battuta, un applauso ai vostri tifosi che sono venuti qua da Conversano a vedere questa partita. Sono dei grandi davvero, sono spettacolari, ci hanno seguito anche a Bologna e sono venuti fin qua, ci hanno fatto una sorpresa davvero, anche in 4 con i tamburi tutta la partita a cantare, sono davvero appassionati e la pallamano avrebbe davvero tanto bisogno di persone così, secondo me.